Benvenuti al terzo incontro del ciclo Un secolo di migrazioni in Italia 1920-2020, voluto dal Biblioteca di Roma e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituto di Studi sul Mediterraneo, un ciclo di video lezioni pensato per far conoscere la storia delle migrazioni nel nostro paese a partire da ciò che è successo negli ultimi 100 anni. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube dell'ISMED CNR per avere maggiori aggiornamenti su questo progetto e di consultare i siti web di Biblioteca di Roma per avere informazioni anche sulle risorse librarie, rispetto a questi temi, delle migrazioni e della storia delle migrazioni. La lezione di oggi, il terzo incontro, è dedicata alla ricostruzione, quindi agli anni compresi fra il 1945 e la fine degli anni 50, quel periodo storico in cui l'Italia e il mondo intero, l'Europa, ma l'Italia in primis per quello che ci interessa oggi, è alle prese con i problemi, le difficoltà, le sfide di un paese che si riprende dopo lo scenario tragico della Seconda Guerra Mondiale. In questo incontro ci soffermeremo prevalentemente sui flussi di emigrazione che partono dall'Italia, che si dirigono verso l'estero e sulle migrazioni interne al nostro paese, ma dobbiamo ricordare all'interno dell'introduzione che l'Italia del 1945 è un luogo in cui si intrecciano, si accavallano e spesso anche si affiancano diversi movimenti di popolazione. Abbiamo innanzitutto gli arrivi e i transiti dei profughi che spesso vengono dai paesi stranieri dell'Europa centrale e centro-orientale che avevano, diciamo, conosciuto la tragedia anche dei campi di concentramento, dei campi di sterminio e che alla ricerca di un futuro si trovano a ripartire spesso dall'Italia per altre destinazioni, come anche le tante persone sfollate che anche all'interno dell'Italia avevano perso le proprie abitazioni a seguito delle distruzioni della guerra e si ritrovavano a ricominciare un'esistenza in luoghi diversi in cui erano sempre vissute. E come tanti altri anche movimenti importanti di popolazione, pensiamo soltanto al ritorno dei reduci o dei prigionieri di guerra che prosegue anche dopo il 1945, ai numerosi arrivi dalle zone che erano le zone coloniali, in una fase in cui si avvia il processo di decolonizzazione per l'Italia e in cui c'è un fenomeno importante anche quantitativamente di ritorni di persone che vivevano nelle zone coloniali e anche di persone che scelgono da quelle zone di venire a vivere in Italia. Ecco un quadro quindi molto, molto articolato, molto composito, in cui è bene capire, lo possiamo vedere sinteticamente attraverso questa mappa, ciò che significa uno scenario di intreccio di migrazione, in cui le partenze, le ripartenze, gli arrivi e anche le mobilità interne si affiancano e si rincorrono, insomma, in maniera molto rapida, insomma, molto, molto veloce. D'altra parte è un periodo questo di grandi trasformazioni, spesso anche molto, molto intense e molto rapide. È talmente importante il tema dei profughi, il tema dell'esilio nell'Italia del dopoguerra che nell'articolo 10, al comma 3 della Costituzione italiana, articolo inserito nei 12 principi fondamentali, viene esplicitamente richiamato il dovere per lo Stato italiano di accogliere i richiedenti asilo. Un articolo importante, inserito appunto in una parte fondamentale della Costituzione italiana, su cui torneremo poi anche negli incontri successivi, che però ci fa capire come il tema dell'asilo e del diritto d'asilo fosse già in quel momento un tema sentito per tante ragioni, perché c'era il fenomeno dei profughi. La foto che vedete è una foto che è stata scattata nel campo profughi di Latina, aperto nel 1957. L'Italia della ricostruzione è un paese disseminato di campi profughi e perché anche questo articolo della Costituzione tornerà di prepotente attualità proprio nell'ultimo scorcio, quello più vicino ai giorni nostri. Però è interessante anche
sottolineare il fatto che nell'Italia del 1945 si discute di diritto di asilo, ma il grande tema dal punto di vista delle mobilità e anche quantitativamente dal punto di vista delle persone coinvolte è quello della ripresa della emigrazione. Come vedete, l'emigrazione riprende in maniera significativa già alla fine degli anni 40, ha un andamento un po' altalenante, però insomma ci sono anni in cui partono anche più di 300.000 persone e sono flussi di cui si discute molto perché sono flussi naturalmente che vanno a toccare un'esperienza intensa, importante come quella della scelta migratoria che riguarda i singoli ma riguarda anche le famiglie e la società nel suo complesso. Come vedete dalla tabella posta in fondo a questa slide, anzi dalla immagine, i flussi verso i paesi europei conoscono in questo momento un significativo balzo in avanti e in alcune fasi superano i flussi verso i paesi extraeuropei, per andare poi a delineare un andamento successivo anche agli anni 50, che è un andamento in cui tende quasi a scomparire l'importanza quantitativa dell'immigrazione nelle Americhe. Quando si parla di immigrazione negli anni della ricostruzione, si parla soprattutto di emigrazione nei paesi europei. Questo naturalmente è un primo tema nuovo, di rottura rispetto anche all'immaginario della grande emigrazione, che era prevalentemente un immaginario americano, transoceanico, come abbiamo visto anche negli incontri precedenti. Dentro i paesi europei, come vedete, la parte del leone la fanno tre paesi, che sono Francia, Belgio e Svizzera nel corso di questo periodo storico. Successivamente si aggiungerà in modo significativo anche la Germania federale. Si tratta di flussi migratori che evidentemente hanno a che fare con la grande sovrabbondante esigenza di manodopera che c'era nei paesi che si dovevano ricostruire e con invece una sovrabbondanza di manodopera e col tema della disoccupazione che era di stringente attualità nell'Italia della seconda metà degli anni 40 e degli anni 50. Tra le cause principali dell'emigrazione, della ripresa così copiosa dell'emigrazione in questi anni, c'è sicuramente la disoccupazione di massa, ma in generale tutti i problemi, tutte le criticità della ricostruzione, la mancanza di infrastrutture, la carenza dei servizi, la difficoltà, insomma, di uno Stato e di una società che si doveva riprendere dal ventennio fascista e dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Intrecciate a queste cause interne c'è naturalmente anche la richiesta fortissima degli altri stati. Questa è un'emigrazione che ha molto a che fare con una congiuntura in cui c'era molto bisogno di lavoro in Europa per la ricostruzione. Le caratteristiche principali di questi flussi sono però caratteristiche che ci parlano di flussi molto precari, molto legati a contratti di lavoro a tempo determinato, quindi a singoli cantieri, singole stagioni anche dello sviluppo economico, che sviluppano quindi anche un frequente livello di ritorni e di ripartenze con un modello circolare di migrazione che in realtà nei periodi precedenti al 1945 si era visto in maniera meno forte rispetto al caso italiano. E poi un'altra grande caratteristica di questi anni è la politica migratoria italiana, che da parte dei governi che si susseguono è una politica che tende a incoraggiare i flussi di emigrazione, proprio con lo scopo di combattere la disoccupazione e quindi anche di allentare le tensioni sociali e garantire un afflusso di denaro attraverso il sistema delle rimesse. Venne costruito un sistema proprio di favoreggiamento dell'emigrazione e una macchina anche istituzionale composta da uffici del lavoro, da centri per l'emigrazione che serviva a selezionare e a reclutare le persone che dovevano partire. Perché il problema di questi anni è che la domanda che veniva dai paesi europei e non solo, ma soprattutto dai paesi europei, era di personale orientato verso specifiche mansioni. Rispetto alla geografia delle migrazioni e dei luoghi di partenza, troviamo in questo periodo, all'inizio, fino ai primi anni 50, un livello piuttosto omogeneo di partenze, anzi, il primato di alcune regioni dell'Italia centro-settentrionale, mentre invece poi nel corso degli anni 50 le partenze si vanno molto meridionalizzando. Questo perché? Perché nel corso degli anni 50 c'è un grande
momento di sviluppo economico che culminerà poi nel cosiddetto miracolo economico, nella seconda metà degli anni 50, nelle regioni dell'Italia settentrionale, che quindi tenderanno a drenare dei flussi migratori interni, e da queste regioni si tenderà a partire meno che dalle regioni dell'Italia meridionale. Come vi diciamo, c'è un flusso importante rivolto verso l'Europa e c'è anche una, diciamo, nuova tipologia di paesi ex europei che si affacciano come luoghi di destinazione dell'immigrazione italiana, quali Australia, Canada e Venezuela, a scapito degli Stati Uniti d'America, paese che accoglie una parte non molto considerevole dell'immigrazione italiana di questi anni, e di un altro grande paese di destinazione, l'Argentina, che aveva conosciuto flussi importanti nel periodo precedente, ma che in questa fase storica è meno significativa rispetto soprattutto alle destinazioni europee. L'Italia, come vi dicevo prima, ha come scopo, anche dal punto di vista della politica governativa, l'idea di collocare all'estero i propri disoccupati, e con questo scopo costruisce anche una politica estera dell'immigrazione culminata in alcuni accordi bilaterali. Questi accordi bilaterali servivano a sistematizzare l'idea proprio dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro. Il più famoso di questi è quello per le miniere del Belgio del 1946, che darà vita a un flusso molto cospicuo, molto importante verso il Belgio, a cui seguiranno tanti accordi. In questa slide sono richiamati i più importanti: 47 Francia, 48 Svizzera, 48 Argentina, l'ultimo grande accordo con un paese transoceanico, e il 55 la Germania federale. Con l'accordo del 55 si apre una stagione nuova, e la Germania, accanto alla Svizzera, poi nel corso degli anni 60 saranno in qualche modo i paesi maggiormente investiti dai flussi italiani. Su questi accordi c'erano scritte delle regole, diciamo, abbastanza generali rispetto all'ingaggio e rispetto ai diritti dei lavoratori migranti, ma spesso queste regole, già abbastanza sfavorevoli ai migranti italiani, non venivano rispettate. E a seguito anche della violazione di questi accordi si aprirono moltissime polemiche. Su questa slide, diciamo che abbiamo condiviso con voi un po' le due facce di questa medaglia, di una vicenda come quella dell'emigrazione, così presente, così importante nel dibattito pubblico di quegli anni. Da una parte vedete un manifesto appeso sui muri della città di Treviso nel 1949, che incoraggiava a recarsi all'ufficio del lavoro e a presentare domanda per la Francia, per la Svizzera, per l'Argentina e per l'Inghilterra, con una simbologia, come vedete, in cui il legame tra migrazione e il lavoro è molto, molto stretto. Nell'altra colonna invece vedete la notizia drammatica del 9 agosto del 1956, della tragedia di Marcinelle, data nell'edizione della notte del Corriere. Sappiamo che la tragedia di Marcinelle rappresentò nel 1956, quindi diciamo dopo circa 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un po' il campanello d'allarme di quella che era una emigrazione così rischiosa e spesso giocata così a ribasso anche dalle politiche. Questi minatori italiani trovarono la morte in una tragedia all'interno del bacino di minerario dove erano emigrati in tantissimi nel 1946, ma gli incidenti sul lavoro si erano susseguiti già dal 1946, e c'era già molta allerta e molta paura per le condizioni pesantissime in cui si lavorava in miniera. Dopo la tragedia di Marcinelle, in qualche modo questo pentolone della dimensione rischiosa e precaria dell'immigrazione venne definitivamente scoperchiato, e iniziarono anche delle iniziative di maggiore tutela, insomma, del mondo dell'immigrazione. Però possiamo dire che, insieme anche ad altri fattori, la tragedia di Marcinelle chiude in qualche modo questa prima stagione della ricostruzione, quella forse più dura, più pesante. Come abbiamo visto anche negli incontri precedenti, il tema delle migrazioni non è soltanto oggetto delle scelte bilaterali tra gli stati, ma è oggetto
in maniera sempre più forte e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale questa tendenza si rafforza ulteriormente anche dell'attenzione delle istituzioni internazionali. In questi anni, dal 1946 al 1957, vedete alcune date importanti, nascono importanti organizzazioni internazionali che sorgono con lo scopo di tutelare le popolazioni migranti, di tutelare le popolazioni profughe, di tutelare i rifugiati, ma anche, come avviene con le ultime tre date, 51, 52 e 57, di dare una cornice al tema della circolazione dei lavoratori europei. Nel 51 nasce la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che prevede al suo interno e nei suoi accordi delle facilitazioni per la mobilità tra un paese e l'altro delle lavoratrici e dei lavoratori, e nel 1957 nascerà con i Trattati di Roma la Comunità Economica Europea, che forse fa il paio con il 56, con la tragedia di Marcinelle, nel chiudere questo periodo del primo blocco della ricostruzione, perché dopo il 57 almeno nei paesi firmatari, cioè Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, le vicende della circolazione dei lavoratori e delle lavoratrici verranno gestite da una cornice maggiormente orientata a una circolazione anche tutelata, anche se poi questo principio venne ratificato con molta lentezza, insomma, negli anni successivi. Però, insomma, è importante ricordare che a fianco alle politiche bilaterali iniziano a manifestarsi anche questi nuovi attori, importanti anche nella storia lunga del governo delle migrazioni. Basti pensare che il CIME, che nasce nel 1952, il Comitato Intergovernativo per la Migrazione Europea, diventa alla fine degli anni 80 del Novecento la OIM, l'attuale Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che è un soggetto internazionale oggi molto importante. Quindi si vanno a delineare anche delle linee più generali, insomma, di interesse a livello globale rispetto al tema migratorio. Ma l'immigrazione verso l'estero non è l'unico movimento di popolazione fondamentale per capire l'Italia di questi anni. Oltre a quelli che già abbiamo accennato, ci sono anche le migrazioni interne. Ci torneremo maggiormente nei prossimi incontri, però è bene capire che le migrazioni interne non sono soltanto figlie del cosiddetto miracolo economico, e quindi nascono e esplodono alla fine degli anni 50. Sono in realtà un fiume carsico di spostamenti di popolazione che aveva una lunga storia e che riprende corpo, riprende vita già all'indomani del 1945. Le migrazioni interne sono anche quelle dalla montagna alla pianura, sono quelle dalle frazioni di campagna ai paesi, sono quelle dai paesi alle città capoluogo, e sono, diciamo, spostamenti che riguardano spesso molte persone, perché uno spostamento a breve raggio, che oggi ci sembra a breve raggio, in un paese in cui le infrastrutture, le vie di comunicazione ancora si dovevano pienamente ricostruire, era uno spostamento paragonabile a un viaggio migratorio vero e proprio. Nel corso poi degli anni 50, oltre a questi spostamenti più corti, prendono corpo anche spostamenti significativi da sud a nord, che poi diventeranno più strutturati negli anni del miracolo economico. Ciò che è interessante notare, però, è che nella cornice legale delle migrazioni interne in questi anni c'è una grande mancanza. Lo Stato repubblicano abolisce le leggi antiurbanismo del fascismo, di cui abbiamo già parlato, soltanto nel 1961. Cosa significa questo? Significa che tutti coloro che tra il 45 e il 61 si spostavano in un comune diverso da quello in cui vivevano, per poter avere la residenza, dovevano dimostrare di avere un contratto di lavoro. Questo naturalmente, in un contesto di ricostruzione, di ricerca, di occupazione, di precarietà, era molto complicato, e quindi si manifestava un tema che si potrebbe definire una sorta di clandestinità, di irregolarità di migranti italiani dentro l'Italia, che però verrà poi, dopo molte proteste, dopo molte mobilitazioni, in qualche modo sanato con questa legge del 1961. Ecco,
Andiamo quindi a concludere questo incontro di oggi che ha voluto tratteggiare un po' le caratteristiche generali del periodo storico della ricostruzione, consigliando un libro, il libro di Santocono, Rudes Italiens del 2006, pubblicato in italiano nel 2006, una bella autobiografia di una persona che ha vissuto direttamente l'esperienza dell'emigrazione al seguito della propria famiglia, proprio dell'emigrazione verso il Belgio, uno spaccato molto esplicito di ciò che significava vivere dentro un contesto di villaggio minerario, vivere un'esperienza anche di condivisione così intensa come quella dell'emigrazione in quella stagione storica e anche il tema del movimento migratorio visto dal punto di vista anche di un bambino e di una persona che si affaccia in questo mondo dell'Europa del dopoguerra che con grande fatica ma anche con grande sofferenza si riscatta dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Vi rimando al prossimo appuntamento, ricordandovi che per qualunque curiosità, informazioni e domanda potete scrivermi al mio indirizzo di posta elettronica michele.colucci@ismed.cnr.it. Grazie per l'attenzione, ci vediamo tra una settimana.